Comunque andiamo. Io per la mia sessione di registrazione, ormai sono andato avanti da un'ora e mezza. Voglio vedere un attimo questa cosa della stanza, della stanza meccanica, sì. Voglio vedere se riesco a salire su quei tetti là, ragazzi. Vedete quei tetti? Si può salire. Devo vedere se ci riesco già adesso in qualche modo. E poi voglio andare nel mappamondo e dire che poi posso fermarmi. Mi sembra di aver fatto tutto. E anche qua, ragazzi, escono nemici. Secondo me usciranno dopo. Vediamo, ragazzi, vediamo. Allora, sono un attimo qui. Adesso posso salire, molto bene. Prima non potevo salire, ma adesso posso. Ok. Quindi posso salire in determinati punti. Ok, allora qua attualmente non posso farci nulla, ma solo attualmente. Ci sono tre campane, che sia un indizio, spoiler, sì. Comunque andiamo di qua adesso che non ci sono ancora i nemici. Ok, salta, benissimo. Occhio ragazzi, che qua ci sono scrigni nascosti da qualche parte. Ricordo perfettamente questa cosa. Occhio e attenzione. Attenzione, eccolo uno, mi ricordavo. Ok. Scheggia mitrille che non è manco così importante. Ok, mi sembra che poi non c'è più nulla. Qua posso andarci, terzo distretto. Spono qui. Qua dovrebbe esserci qualcosa. Di qua forse. Esamino, una cartolina anche qui. Ricordavo. Poi qua è inutile che scendo perché non posso farci nulla. Quindi torniamo al secondo distretto. Mi fa tornare qui. Guardando alla rovescia. Forse c'è qualche altro scrigno da prendere. O forse no. Ovviamente poi ragazzi vado a memoria. Là non posso salire. Io ragazzi onestamente parlando. Penso poi di aver fatto praticamente tutto. Ok, direi che posso andare indietro. Per curiosità, ma veramente per curiosità, un'occhiata qua dietro. La stanza sul re, la strada sul retro. Se è cambiato qualcosa. Direi assolutamente no. E di là ancora che non ci posso andare perché, piccolissimo spoiler, vedete questa zona qui, ci si potrà andare, ma c'è un trio rosso che attualmente non abbiamo. Poi un'altra cosa che volevo vedere, i personaggi. Eccoci qua, abbiamo la fata smemorina, ovviamente da Cenerentola. E poi la spada, no, la spada della ro nella roccia è del 63, lo ricordavo molto più vecchio. Ok, ho sbagliato io, va benissimo. Qua ci sarebbe la strada attraverso la casa dei dalmata, la preferirei evitare, si fa prima di qua secondo me. Destrezza ancora che non la posso usare, ma ho preferito mettere scan nel momento in cui avrò altri AP. Ovviamente utilizzerò anche destrezza con altre abilità che poi spero di riuscire a sbloccare anche telecamere, cioè nel senso di riuscire ad attivare le telecamere spente, perché io mo non so se vado nel mappamondo e torno in questo mondo se spawnano gli Heartless, perché se non spawnano devo semplicemente andare avanti, non posso allenarmi in alcun modo. Ok, penso di aver fatto veramente tutto quello che si potrebbe fare. Ok, se mi sono scordato qualcosa, ovviamente qualche commentino che poi mi salverò, mi scriverò tutto e andrò a fare tutto. La città è cresciuta perché la gente che ha perso il proprio mondo è venuta qui. È facile perdersi in un posto così grande, fai attenzione, non ti preoccupare. Ok, vediamo il mappamondo per la prima volta senza però andare nel nuovo mondo. Ok, porta nei mondi. Eccoci qua, Chip e Chop. Il cursore sta indicando il mondo attuale. Puoi selezionare le rotte possibili con il cursore. Nello scegliere dove andare, fai attenzione ai livelli di battaglia. Un alto numero di stelle indica un livello con battaglia difficili. Ok, io attualmente posso scegliere se andare qui, livello 1, o qui, livello 2. Ovviamente andremo prima a livello 1, però io voglio restare fermo. Voglio restare un attimo fermo e capire una cosa. Vabbè, primo distretto, usciamo di qua, non è un problema. Ok. Voglio capire solamente una piccola cosa. Dopo aver fatto questa cosa mi fermerò anch'io con la registrazione, poi ovviamente il video andrà avanti normalmente. Così mi porta avanti già per il futuro. Perché se posso io mi metto a telecamere spente ad allenarmi. Perché livello 9, ma meglio fare qualche livellino in più. Oppure altrimenti, ragazzi, inizierò il nuovo video e ecco sì, ok, spawnano, perfetto, spawnano, perfetto ragazzi, vi dico quello che andrò a fare, secondo me ci sta come cosa. Ok, interessante adesso vedere proprio appunto che ci sono, no, dei nemici che hanno un livello di battaglia
taglia di vita, diciamo così. Comunque il mio obiettivo sarebbe arrivare tipo a livello 15 prima di affrontare il mondo di cioè il primo mondo che arriverà, che non sappiamo ovviamente che mondo possa essere. Ovviamente anche con gli alleati dovrebbe essere più semplice fare queste battaglie e allenarsi. Forza, ok, benissimo. Non c'è più nessuno, vi faccio vedere proprio il mio modo che utilizzerò da oggi fino alla fine praticamente per allenarmi. Farmi tutto questo corridoio, ok, perché appunto spawnano i nemici. Poi, aspettate un attimo. Ok, questi già fanno male. Ok. Ah, qua si può selezionare, vero? Ok, perfetto, non si può fare nulla però. Poi che cosa faccio, ragazzi? Entro nella stanza rossa. Ci sono di nuovo questi nemici qua, ma attualmente questi nemici non ci interessano. Qua dovrebbero spawnare, tra virgolette, Heartless normali, ma attualmente facciamo finta che non ci siano. E invece in quest'altra stanza escono loro, ok? Anche nella stanza di prima dovrebbero uscire loro, ok, ragazzi? E io faccio questo percorso qua, battendo loro prima e poi tornando indietro, e dovrebbe ricaricarmi l'area, tra virgolette, che ho fatto. Quindi o ritorno nella stanza rossa, ci provo ragazzi, magari sono cambiati gli avversari, infatti dovrebbero apparire questi shadow. Ok, perfetto. E questo è il mio modo di allenarmi ragazzi, piano piano dovrei arrivare ai livelli che desidero, che in questo caso è il livello 15. Comunque stanza verde, non rispondono gli avversari, ma se vado nel corridoio dovrebbero rispawnare. E infatti è così, perfetto ragazzi, ricordavo. Poi non è finita qua. Non è finita qua perché dopo aver rifatto questo scenario, ok, avendo preso tutti i mani a disposizione, ragazzi, ovviamente più mani si prendono, meglio è. Ok, forza, andate giù. Benissimo. E qua servirebbe scivolata che però ovviamente ho tolto. Bravissimo Pippo. Una pozione. Abituati a vedere Paperino sempre in queste condizioni. Quindi perennemente esausto. Ok, via, via, via. Attenzione. Ok. Perfetto. Poi che cosa faccio, ragazzi? Esco. Qui dovrebbe spawnare qualcosa, infatti è così. Ok. Benissimo. Dopodiché, che cosa faccio? Entro nella stanza meccanica. E qua dovrebbe spawnare tanta tanta gente, ok? Come abbiamo visto, diciamo, un po' di tempo fa nei precedenti video, qui la prima visita, la prima volta che siamo entrati nella stanza meccanica era pienissimo zeppo di Heartless, ok? Poi ragazzi, ovviamente, una volta finita tutta l'ondata, ok, un etere dovrebbe essere, no, con l'ala Protect, ok, un oggetto interessante che possiamo utilizzare anche per i nostri alleati. Ok, attenzione. Beh, Pippo, ce la fai a farlo fuori da solo? Ovviamente sono più importanti i soldati che danno 3 punti esperienza, invece questi qua solamente uno. Poi ovviamente in futuro ci saranno anche opportunità per avere più punti esperienza, cioè per guadagnare proprio più punti esperienza. Poi anche i nemici saranno più forti, quindi daranno proprio più punti esperienza perché sono più forti. Ok, anche se si tratta dello stesso nemico ancora che respawnano. E qua ragazzi, così si fa esperienza. Così si fa esperienza, così ci si allena. Come ho detto prima, telecamere spente, il mio obiettivo sarà il livello 15. Riuscirò a portarlo a casa, spero e penso di sì, perché di solito quando mi prefisso un obiettivo su Kingdom Hearts riesco sempre a portarlo a casa. Poi è normale che se ci sarà problemi, ci saranno problemi a livello di tempistica di uscita dei video, è normale che poi sarò costretto a registrare. Però ragazzi, ecco, io farò uscire parecchi video, sarà una serie fatta veramente in un modo particolare, cioè non sarà super precisa e dirà, ah, devo fare questa cosa. Queste sono cose che posso fare a telecamere spente. Io mo, in questo caso è la prima e ultima volta che vi faccio vedere questo mio modo di allenarmi. Ve lo mostro ora, non ve lo mostrerò più perché sarà praticamente lo stesso per tutto il gioco, veramente per tutti i walkthrough, a parte qualche caso particolare che poi verrò a dirvi, perché ci saranno casi dove sarà più utile allenarsi con tra virgolette tornei, no? Diciamo così, metodi alternativi. Qua
qua non spawna nessuno, ok, quindi dopodiché io che cosa faccio? Dopo che appunto raso al suolo tutta questa zona, e come potete vedere ci vuole anche del tempo, io vado a innanzitutto vedere se posso mettere qualche punticino a qualcuno, no, qualcosa a qualcuno, niente. Che posso fare però qua? Scorta, 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 come sempre qua gli alleati che possono prendere oggetti. Mettiamo solamente pozioni nella speranza di non utilizzarle mai. Ok, a voi nulla. Qua non posso usare niente. Armi sì, però posso fare qualcosa. Ho un'altra collana Protect che mi aumenta un punticino di difesa che io andrei a dare a... vediamo un po' chi ne ha più bisogno. Pippo è quello più difensivo, già ne ha una. Cioè non è senso, Pippo è quello più difensivo, avrebbe più senso darla a Pippo, però visto che ha meno difesa l'ha dato un attimo a Paperino. Poi proverò ad accumulare anche tanti soldi e a acquistare qualcosa nel negozio di accessori. E poi sono cose che vi farò vedere dopo. Poi che cosa succede qua? Io ritorno qua dentro e ricomincio tutto il ciclo. Ok, adesso non lo andrò a fare. Non lo andrò a fare perché devo fermarmi in tutti i sensi, devo fermare sia il video che sia il video che appunto la sessione di registrazione, diciamo così. Farò fuori solamente loro velocemente. Ok, usiamo anche un po' di magia così vi faccio vedere come funziona con i nemici. Ok, l'ho fatto fuori, non voglio scendere giù altrimenti becco un sacco di gente. Comunque ragazzi dai, non ha senso salutarvi, però secondo me ha senso ogni tanto ricordarvi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e tutte queste cose qua. Comunque, ok, ricominceremo esattamente da qui, però penso e spero che vedremo qualche punto vita in più. Quel 10 di Sora spero che possa trasformarsi in un 15. Ok ragazzi, possiamo continuare. È passato un po', ma appunto si ritorna. Si ritorna a giocare, tutto pronto. Una piccola cosa prima di andare nel nuovo mondo. Come avevo detto, sono riuscito a portare Sora al livello 15. Paperino è arrivato al livello 13, Pippo al 17. È cambiato qualcosa? Praticamente no. Solamente sono riuscito ad ottenere due Master Fire perché diciamo ho avuto a che fare con degli Heartless speciali che vedremo in futuro. Nessuna cartolina in più se non sbaglio, però ho ottenuto un mithril praticamente nell'hotel che vi ho mostrato poco fa. Appunto, sono riuscito a fare un segreto tipo perché nella stanza dove abbiamo parlato con Leo negli Uffi, lì se andavi diciamo sull'orologio che stava sopra la porta, se andavi a... aspettate ragazzi, ve lo mostro, facciamo prima. Comunque se andavi a puntare le 7, c'era uno scrigno e in quello scrigno c'era un mitri, praticamente un segreto. Adesso ve lo mostro per completezza e però così perderemo tempo, però vabbè, non fa niente ragazzi, è giusto mostrarvi le cose. Poi ne approfitto anche per mostrarvi i progressi che abbiamo fatto, perché adesso guardate quanto siamo forti praticamente. Comunque vedete con quanta facilità riusciamo a eliminare adesso i nemici. Abbiamo ottenuto anche altre abilità. Adesso vi mostro tutto, ragazzi. Faremo un ripassino. Comunque, la stanza è questa. Sì, vediamo. Esattamente. Ho sbloccato altre abilità. Comunque, si vede già adesso. Vedete questo orologio? Punta alle 7. Praticamente, qua ci sono dei quadri che ti danno gli indizi. Monte Calvo alle 7. Però c'è pure questo qui che ti dice una volta alle 18 che intende le 6, però alle 18 non è successo nulla, forse fa riferimento a qualcos'altro. Comunque bisogna, no, sempre fare sta cosa che si va, okay, a colpire l'orologio finché non si arrivava alle 19. Ok. Ma per curiosità ragazzi, voglio vedere se arrivassi alle 6, se cambiasse qualcosa, solo che non è semplicissimo colpire sto coso. Quali sono le cose dove si perdono più tempo in Kingdom Hearts? Queste, ovviamente ragazzi, soprattutto nel primo gioco. Ok, niente, dai, bravissimo, le 3, 4, dai. Niente, niente, e dai, va bene,
Bravissimo, l'ultimo. Dai. Ok, le 6. E non succede nulla, ragazzi, alle 6. Io ovviamente per sbloccare lo scrigno ho dovuto dare un altro colpo. Eccolo qua, perfetto. E lo scrigno è comparso esattamente qua sopra dove sto adesso, ok? Vi ho mostrato anche questa cosa. Ne approfitto per mostrarvi anche che, allora, ho fatto dei piccoli cambi. Sora Abilmonile, in realtà dovrebbe essere. Comunque, e sangue blu, ovviamente per provare a favorire gli AP, in questi casi voglio favorire i punti abilità. Poi ragazzi, per Paperire Pippo ho acquistato nuovi scettri, infatti ho consumato molti soldi, ne ho solamente 190 adesso di manni. Ho preso Stella Lucente e Mazza da Guerra. Io ho messo Stella Lucente perché a Paperino serve più magia e non attacco, quindi ho preferito mettergli questo. Anello Blizzard e Anello Fire. Per Pippo ho acquistato Distruttore e Scudo del Prode, invece a Pippo serve effettivamente più attacco e quindi Distruttore. Poi con le abilità, allora, abbiamo sbloccato un po' di roba, eravamo rimasti a destrezza, ho sbloccato colpo secco che è molto importante e contrattacco. Scivolata, sì, un'abilità che può tornare utile, ma non in tutti i casi, anzi in realtà a lungo andare è più inutile che utile. Poi il papero sempre con Berserk e Pippo invece ha sbloccato anche Pippo Frantuma, prima partita molto importante, Pippo Razzo, ok. Per il resto direi che ci siamo, qua abbiamo sempre solo Fire. Poi lo status, vabbè, questo è quello che ci manca per salire di livello. E con il grillario non c'è nulla di nuovo, giusto? Ho visto qualche Heartless nuovo. Sì, il fungo bianco. Sì, il fungo bianco che ho sconfitto facendo, cioè, ottenendo il Master Fire che avete visto prima. Cioè, ragazzi, più completi di così non si può. Vi ho mostrato letteralmente tutto quello che ho fatto. Cioè, vi ho detto letteralmente tutto quello che ho fatto prima di iniziare. Ad iniziare a registrare e adesso possiamo finalmente avanzare verso un nuovo mondo. Come dico sempre, ragazzi, mi prenderò tutto il tempo del mondo. Queste serie possono durare anche 100 puntate, quando in realtà è una serie che ne potrebbe durare 30, perché se fatta mondo per mondo, Kingdom Hearts, spoiler, il primo gioco, 30 puntate, te ne esci. Comunque, non è quello che interessa a me, io voglio veramente completare il gioco a puntino, come voglio io. Comunque adesso finalmente possiamo muoverci verso un nuovo mondo. Una stella, due stelle, ovviamente ragazzi andremo verso il mondo che ha una singola stellina. Quindi avanziamo, prima volta che utilizziamo la Gummiship. E vediamo Paperino che ci dice. Noi giriamo per i mondi con questa Gummiship. Ma le navi degli Heartless ci ostacolano in ogni modo. Muovi la Gummiship abilmente e portaci verso nuovi mondi. Grazie. Il tuo viaggio verrà documentato finché non arrivi a destinazione. Scopri le missioni di ogni mondo. Controlla la Gummiship con la levetta sinistra. Inclinala in su per scendere e in giù per salire. Ok. L'indicatore blu è l'energia. Usando le armi si consuma. Ok. Useremo armi con la Gummiship? Può essere. Non usare troppo le armi o consumare tutta l'energia. L'indicatore verde è lo scudo, cala se si subisce un attacco, sì, praticamente il verde è sempre la vita. Se lo scudo raggiunge lo zero, la Gummiship ritorna all'inizio. Ok, ci sono? E non mi ha detto come si spara. Non mi ha detto come si spara. Ehi. Ok, con cerchio. Non mi ricordavo, onestamente non mi ricordavo, con cerchio, ma non dicevo che si sparasse con cerchio. Vabbè ragazzi, comunque, questa è la Gummiship. Allora, nel primo è abbastanza scomoda, non è semplicissima da utilizzare. Trucco semplice, tenete premuto sempre il tasto per sparare. Ok, perfetto, spacchiamo tutto, riesco a prendere tutto? Quasi. Spara, 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 ho preso, ok. Questo è scomparso. E questa è, ragazzi, è molto semplice il viaggetto con la Gummiship. Noi arriveremo fino a fine gioco molto probabilmente con questa Gummiship. Poi dopo andrò a sbloccarne altre, a farne altre. Ragazzi, ve lo dico prima, la Gummiship io nella mia vita su questo gioco, diciamo, l'ho utilizzata, l'ho personalizzata solamente per fare certi obiettivi, per fare certi trofei, perché poi altrimenti è abbastanza inutile, lascia il tempo che trova, il gioco non ti costringe a fare tutto 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 su PlayStation 4. Invece su PlayStation 3, ragazzi,
se non ricordo male, se volevi fare il platino, eri costretto a fare veramente tutte le missioni Gumship perché ci sono delle missioni Gumship. Invece, nell'aggiornamento con i trofei che hanno fatto per questa versione del gioco che ho io, non è più necessario, effettivamente era abbastanza infattibile, onestamente parlando. Comunque, siamo arrivati al primo mondo. Questo è, ragazzi, viaggio con la Gumship, poi andremo a vedere le cose man mano col tempo. Chissà, magari questo walkthrough sarà utile anche per appassionarmi alla modalità Gumship. Diciamo così, sbarchiamo!